Oggi vi presento Olimpo di Adria Fil, che è composto dal 40% mohair, 40% acrilico, 15% lana e 5% poliamide. È un filato molto consistente, come potete vedere, la variante 042, che è la base arancio, è attraversata anche da molti piccoli particolari colorati. Con Olimpo di Adriafil ho deciso di realizzare una sciarpa ai ferri lavorata al legaccio. Vi consiglio di utilizzare un ferro circolare 10 lungo 80 cm, perché man mano che si lavora, si va avanti col lavoro, i punti aumenteranno. Io per praticità, per farvi vedere l'inizio della lavorazione, utilizzerò quello da 40 cm, che è più pratico per fare il video. Montiamo 5 maglie sul nostro ferro da 10 mm. Due, 3, 4 e 5. La sciarpa si realizza con la ripetizione di due ferri. Partiamo con il primo, in cui lavoreremo una maglia al dritto, in questo modo. Lavoriamo sempre molto morbidamente, visto che il filato è grosso e soffice. Nella seconda maglia realizziamo un aumento, quindi lavoriamo a dritto normalmente, ma non sfiliamo la maglia dal ferro di sinistra. Mettiamo dietro il nostro ferro, riprendiamo la maglia sul retro e lavoriamo un nuovo diritto. Ecco qui, in questo modo abbiamo il nostro aumento. A questo punto lavoriamo a diritto la terza maglia e le ultime due le lavoriamo insieme facendo una diminuzione. Quindi le prendiamo tutte e due insieme e le lavoriamo a diritto. Questo è il primo ferro. Voltiamo, lavoriamo tutte le maglie al dritto, fermandoci prima delle ultime due. Quindi diritto, diritto e diritto. Nella penultima maglia facciamo il nostro aumento come abbiamo fatto nel ferro numero 1. Quindi lavoriamo a dritto senza far scorrere la maglia, rimettiamo dietro il ferro lavorando una nuova maglia a dritto. Lavoriamo a dritto l'ultima maglia presente sul ferro. Ora non dobbiamo fare altro che ripetere il primo ferro e il secondo ferro. Facciamo altri giri in modo da farvi vedere come va avanti la lavorazione. Quindi ripetiamo il primo ferro con un diritto, un aumento. Sempre nella stessa maglia, lavoriamo a dritto, prima prendendola dal davanti, poi prendendola dal dietro. Lavoriamo al dritto fino a quando non rimangono due maglie sul ferro. Le ultime due maglie vengono lavorate insieme a dritto, creando una diminuzione. Ferro 2. A dritto fino
fino a quando non rimangono due punti sul ferro. Ecco qua, la penultima maglia servirà per fare l'aumento, quindi lavoriamo il nostro aumento come abbiamo fatto per gli altri ferri. È un diritto. Ecco qua, guardate che splendido colore. Molto vivace. È rallegrato oltretutto da tutti questi piccoli particolari coloratissimi. Ripartiamo con il primo ferro, quindi un dritto, un aumento, a diritto finché non restano due maglie sul ferro di sinistra. Le nostre due maglie, le nostre ultime due maglie, le lavoriamo insieme a diritto. In pratica la spiegazione sarebbe terminata perché la lavorazione è sempre questa. Continuando a ripetere sempre gli stessi ferri, sono arrivata ad avere questa larghezza della sciarpa. Ora, visto che sono giunta quasi al termine dell'ultimo gomitolo, del quarto gomitolo, non devo far altro che chiudere le nostre maglie e quindi completare la sciarpa. Per la chiusura facciamo sempre alla stessa maniera, lavoriamo a dritto il primo punto, il secondo, accavalliamo il primo sul secondo punto e continuiamo così, lavorando un punto alla volta e accavallando il punto precedente. Facciamolo sempre morbidamente, senza tirare troppo il filato, in modo che non si arricci. Il bordo e continuiamo finché non chiudiamo tutte le maglie che abbiamo sul ferro. Accavalliamo ed eccoci arrivate. A questo punto possiamo tagliare, vedete è rimasto pochissimo filo, possiamo tagliare il filo, lo passiamo dentro l'ultima maglia che è rimasta aperta, tiriamo, dopodiché andremo con l'ago da lana a nascondere la codina, sia questa della parte finale che quella larga, sia la codina della parte iniziale. Ecco, come potete vedere, abbiamo iniziato con 5 punti, man mano ci siamo allargate fino ad ottenere una larghezza che ci avvolgerà ben bene. Ecco qui la nostra sciarpona con il filato
Olimpo è terminata, la lavorazione è quella di un semplice legaccio, ma vedete che la nostra sciarpa è piena di piccoli puntini colorati, vivacissimi. Bene, anche per questa volta abbiamo terminato. Io vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutte da Lilla!